Ciao ragazzi, benvenuti sulla nuova scheda dedicata ai grandi maestri del fumetto. E che maestri? Questa volta ce ne sono addirittura tre. Parliamo del trio S. Gesse. Chi sono gli S. Gesse? S. Gesse è la denominazione di un sodalizio artistico composto da Giovanni Sinchietto, nato nel 1922 e scomparso nel 1991, Dario Guzzon, 1926-2000, e Pietro Sartoris, 1926-1989, autori di celebri personaggi dei fumetti come il Grande Black, Capitan Mickey e il Comandante Mac, che dagli anni 50 agli anni 90 hanno segnato la storia del fumetto italiano, arrivando nei periodi di maggior successo a vendere fino a 400.000 copie a settimana e venendo più volte ristampati nel corso degli anni. Ancora oggi li ristampano tantissimo. Sergio Bonelli scriverà di loro: Pietro Sartoris, Dario Guzzon e Giovanni Sinchietto, tre persone che il destino sembra aver voluto far incontrare per dare vita a un'autentica fabbrica di sogni. Dopo aver esordito singolarmente nel 1949 con propri progetti, i tre autori decidono di lavorare insieme sotto la sigla S. Gesse, le tre iniziali dei loro cognomi, collaborando con le edizioni Alpe e realizzando il loro primo personaggio, Olenwald, il Nibelungo, creato graficamente da Franco Donatelli e pubblicato sulla Gazzetta dei Piccoli, supplemento al quotidiano di Torino Gazzetta del Popolo. L'anno successivo il gruppo pubblica con Chinova, scritto da Andrea Lavezzolo, che verrà pubblicato solo per 2 anni. Nel 1951 si impone con successo la serie di Capitan Mickey e 2 anni dopo il successo verrà bissato da Il Grande Black, tutti personaggi editi dall'editoriale Dardo, destinati a una lunga vita editoriale e a picchi di tiratura di centinaia di migliaia di copie a settimana. In questo periodo Guzzon realizza disegni a matita che verranno ripassati a china da Sinchietto, mentre gli sfondi erano opera di Sartoris. Durante la realizzazione di Capitan Mickey, il gruppo collaborò a storie di vario genere, quali Il Cavaliere Nero, edito dall'Audace, e Il Piccolo Trapper, che può essere visto come una prova generale di Black Macigno. Il dominio in edicola della S. Gesse, con tirature da 3 a 400.000 copie a settimana delle loro serie, nei momenti migliori, surclassa tutta la concorrenza grazie anche alla loro organizzazione del lavoro, con il quale il gruppo riesce a produrre una notevole mole di materiale, con Sicchetto e Guzzon che arrivavano ciascuno a disegnare una media di 120 strisce al mese, mentre Sartoris si occupava della sceneggiatura e a poche pagine mensili disegnate. Nella seconda metà degli anni 50, Mickey vende fino a 250.000 copie a settimana, numeri altissimi al giorno d'oggi, secondo soltanto al suo fratello minore Black, che nel suo periodo di maggior splendore raggiunge una tiratura di 400.000 copie. Le ristampe si succederanno a ritmo vertiginoso e tutt'oggi continuano. Dopo aver interrotto nel 1965 la collaborazione con l'editoriale Dardo, abbandonando le creature più riuscite delle quali avevano ceduto i diritti, il trio tenta un'avventura editoriale, fondando senza fortuna una propria casa editrice con la sigla SISAG, da Sinchietto, Sartoris e Guzzon, con la quale pubblicano Alan Mistero, che dopo soli 23 numeri rinunciano al progetto dedicandosi da allora ad una sola creazione di fumetti, proponendo nel 1966 a Sergio Bonelli una nuova serie, ambientata durante la guerra di indipendenza americana e incentrata su un personaggio a capo di un valoroso gruppo di patrioti. Sì, ragazzi, stiamo parlando del Il Comandante Mark. L'editore approva la proposta, diversamente da sua madre Thea, che nel 1953 aveva rifiutato un loro precedente progetto, che verrà poi pubblicato dall'editoriale Dardo e si rivelerà un successo clamoroso, Black Macigno. La serie verrà pubblicata per 24 anni, sempre realizzata dal trio di autori, che negli ultimi tempi verranno affiancati dalla disegnatrice Lina Buffalente. Nel 1990 la serie viene interrotta, ma il personaggio continuerà ad apparire nelle edicole con la ristampa Tutto Mark e con storie inedite a cadenza annuale, pubblicate in numeri speciali annuali realizzati da vari autori oltre a Buffoletta e Guzzon. All'epoca, l'ultimo sopravvissuto del trio è scomparso nel maggio del 2000. Oggi, a distanza di 70 anni del loro esordio, possiamo affermare che le storie del trio sono ancora tra le più lette e acquistate d'Italia,
tra pubblicazioni settimanali e ristampe edite dalle edizioni IF. Il video finisce qui, se ti è piaciuto condividilo e iscriviti al canale. Ci vediamo alla prossima sulla soffitta di Pippo. Ciao ragazzi!